Bella domanda. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo qua oggi per parlare della situazione di circoli ed associazioni nella provincia di Genova. Ne parliamo con Davide Traverso, coordinatore dell'Arci di Genova, Olindo Repetto, presidente del Circolo Merlino, Gianni Martini, che ci raggiungerà dopo, presidente del Circolo Music Line, Mauro Zelaschi, del Circolo Amici Feggino, Fabio Taddei, del Circolo Count Basie, Francesca Arghittu, del Circolo Libera la Mente, e Emidio Repetto, di Rapallo, del Circolo Barabini di Trasta. Sono con noi, e li ringraziamo della disponibilità, Pietro Picciocchi, assessore al bilancio del Comune di Genova, e Matteo Boero, assessore del Comune di Sant'Olcese all'associazionismo e immagino anche tante altre cose che poi ci racconterà dopo. E io ovviamente ringrazio tutti, e in particolare i nostri due ospiti istituzionali che hanno accettato di essere con noi oggi, e dico due brevissime parole di introduzione e poi mi taccio per sempre. Ovviamente oggi parliamo dell'Arci, ma è un discorso che potrebbe valere per qualunque altra associazione, non pretendiamo certamente di essere nei migliori, negli unici, ma i circoli e le associazioni sono una parte essenziale del tessuto sociale della città. Se immaginiamo la città come un tessuto, potremmo dire che i circoli ne sono la trama, sono quello che tiene insieme questo tessuto. Le associazioni, che poi sono di tanti tipi diversi, associazioni di volontariato, di promozione sociale, sono quello che tiene assieme la città, mettendole in connessione, mettendo le persone in contatto fra di loro, tenendole in contatto fra di loro e facendo in modo che la città sia un po' meno triste. Tante volte abbiamo utilizzato la metafora della luce, cioè se i circoli fossero delle piccole luci, nel momento in cui queste luci si spegnessero, la città diventerebbe mano a mano più buia. Ed è molto importante che noi riusciamo a tenere queste luci accese in modo che tutta la città sia illuminata. Le associazioni sono importanti non solo nei momenti di crisi, come abbiamo visto in questo periodo, quando diciamo, hanno profuso uno sforzo enorme di volontariato in tanti settori. Ancora oggi mi è arrivato un volantino di un ennesimo circolo che organizza una raccolta di alimentari. È buffo, fra virgolette, io trovo molto bello che sia un circolo dell'Arci, quindi con una tradizione, diciamo che si rifà alla tradizione socialista e comunista, in qualche modo, che raccoglie dei beni che poi donerà alla San Vincenzo di Rivarolo. Quindi si aprono, no, collaborazioni che forse 20 anni fa sarebbero state, 30 anni fa sarebbero state impossibili. Sono utili, appunto, dicevo, in questa situazione di emergenza, perché stanno facendo tante cose, ma sono utili anche nella normalità, perché sono luoghi dove, come diceva un dirigente dell'Arci Toscana, vengono, succhiano una caramella al rabarbaro in quattro e stanno qua tutto il pomeriggio al caldo, perché sono posti dove l'elemento del profitto non è importante, non è determinante, sono posti dove le persone vanno e possono stare, decidono di consumare o decidono di non consumare, dove giocano a carte o ballano, diciamo in maniera gratuita o dietro un piccolo rimborso spese, cosa che nel tessuto commerciale è ovviamente impossibile. Questa è una constatazione e non una critica. Quindi crediamo che sia molto importante che questo tessuto non si perda e queste luci non si spengano. E quindi vogliamo interloquire appunto con le istituzioni per capire in che modo possono darci una mano a far sì che queste luci non si spengano, perché oggi è una situazione molto difficile. Io non dico niente sulle richieste perché siamo in tanti e cerchiamo di dare uno spazio a tutti, quindi lascio la parola a Davide Traverso.
Grazie Stefano, grazie ancora agli assessori Picciocchi e Boero, Comune di Genova e Comune di Sant'Olcese. Abbiamo una, diciamo, una piccola rappresentanza dei nostri circoli, perché comunque parliamo di 6 circoli su quasi 150 in tutta la provincia di Genova, ma abbiamo cercato di rappresentare un po' quelli che sono le caratteristiche più importanti, quindi abbiamo circoli, i cosiddetti circoli tradizionali, quindi quelli più conosciuti e più diffusi anche sul nostro territorio, abbiamo circoli invece che si occupano principalmente di musica dal vivo, abbiamo le scuole di musica, abbiamo i cosiddetti circoli educativi che tanta fortuna stanno avendo negli ultimi anni, quindi tutti quei servizi educativi extrascolastici, pomeridiani o meno, perché abbiamo anche chi gestisce nidi e appunto tradizionali piuttosto che asili nel bosco, quindi anche le nuove forme di outdoor education. Appunto noi cercheremo di parlare il meno possibile, cominciamo con il primo intervento con Olindo Repetto, come diceva Stefano, presidente del Circolo Merlino di Sestri Ponente, diciamo un circolo storico, quindi la storia dell'associazionismo a Sestrese, quindi festeggia quest'anno il 75esimo anno dalla fondazione, un circolo cosiddetto tradizionale, ma che tanto spazio dà anche alle attività sportive e alle attività con i bambini. Olindo, ci senti? Olindo, sei connesso? Io. E proviamo semmai Stefano. Ah, ecco. Ciao Olindo. Ci sono. Ciao, mi sentite? Sì, adesso sì. Mi sentite? Vai pure, sì, benissimo. Posso parlare? Prego. Sì, innanzitutto un ringraziamento all'assessore, se mi sente, per questa disponibilità all'ascolto. Noi siamo nella situazione, come parlo, come circa lo Merlino, ovviamente, in quanto possibile fosse prospettiva, auguro al più presto, noi disponiamo di ampi spazi all'aperto in cui avendo a disposizione un protocollo sanitario ci potrebbe consentire di ripristinare un minimo di socialità in un quartiere che ne ha tanti. Auspichiamo che per il 18, ovviamente applicando tutte le norme di sicurezza che ci verranno richieste, perché queste norme possono essere rispettate, ma noi confidiamo di poter aprire, credo che ci sono le condizioni. Diversamente noi abbiamo un problema in cui non sappiamo i canoni d'affitto. Prima domanda: sono sospesi o non sono sospesi? Questo è un punto che e questo vale anche per la tassa sui rifiuti, che per noi incide anche qua in cifre molto alte, che vorremmo capire se rispetto a questo c'è una proroga o una sospensione. Ci sono altre problematiche ovviamente che non riguardano il comune, ma che ci mettono in uno stato di grande carenza. Noi abbiamo 3 dipendenti in cassa integrazione che ad oggi non hanno preso una lira. A noi farebbe molto piacere, ecco, che si passasse sia a livello governativo, non solo a livello governativo, da frasi dobbiamo fare, faremo, a frasi in cui si possa dire abbiamo fatto e questi sono i risultati. Ecco, l'impressione è che noi siamo ancora
nella quale qui si dice faremo, ci impegneremo a fare, stiamo predisponendo a fare, ovviamente montagne di milioni di euro, però il dato, la concretezza è che noi ancora non sappiamo se l'affitto è stato sospeso, se l'imposta sulla tassa è stato sospeso e se comunque in un qualche modo ci possa essere un protocollo condiviso sanitario che ci possa consentire di dire a queste condizioni, con i costi necessari, voi potete aprire. Queste sono un po' le questioni concrete che noi abbiamo. Benissimo, quindi dicevamo, ripeto per gli assessori, c'è ovviamente un problema contingente, quindi di risposta immediata a quelle che sono le spese che ci troviamo a dover affrontare a, ovviamente in questa situazione di chiusura, ribadendo che chiaramente abbiamo intenzione di aprire quando le situazioni, come dire, quando con le dovute cautele e con seguendo tutti i protocolli necessari dal punto di vista della sicurezza, ovviamente fino a quel momento per poter garantire la sopravvivenza di questi spazi è necessario che i canoni e le tasse vengano al più presto sospese, perché fino a questo momento questo appunto per quanto ci riguarda non è ancora avvenuto. Ovviamente siamo in attesa anche di risposte dai decreti governativi. Andiamo avanti, il prossimo presidente è Gianni Martini, presidente di Music Line, una scuola di musica con direi più di 40 anni di vita. Music Line in questo momento è in via del Chiappazzo, quindi è nella zona di Marassi. Non c'è Gianni in questo momento, è caduta la linea. È caduta la linea. Di recuperarlo. Benissimo. Vabbè, allora andiamo avanti, passiamo al prossimo. Mauro Zelaschi, circolo di Fegino, quindi ci spostiamo in Valpolcevera. Circolo culturale di Fegino, quindi un luogo, un cosiddetto circolo tradizionale, ma con un forte radicamento sul territorio, anche per quello che riguarda poi tutte le vertenze territoriali e la vita anche dei comitati di quartiere. Prego Mauro. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie all'assessore Picciocchi e all'assessore Boiero per la disponibilità dimostrata questo pomeriggio. Il Circolo Culturale Fegino nasce con atto costitutivo nel 1984, oggi ha 36 anni di attività. Il circolo nasce grazie all'impegno congiunto dell'allora Consiglio di Circoscrizione di Rivarolo e dei cittadini di Fegino, che hanno voluto dotare il quartiere di uno spazio aggregativo pubblico da utilizzare per attività di interesse comune. Il circolo culturale si trova ad operare in una zona che conta circa 3.000 abitanti e dove esistono associazioni di diverso indirizzo politico e di diversa attività. Alcune di queste associazioni vantano gloriose tradizioni e sono ancora oggi punto di riferimento per molti cittadini. Il circolo è un punto di riferimento per uno scambio di esperienze maturate in realtà e ambienti diversi, centro per la progettazione di iniziative da realizzarsi nel quartiere e per un coordinamento tra le varie realtà del territorio. L'obiettivo è stato quello di operare tenendo conto delle realtà socioculturali di Fegino per proporre iniziative che cerchino di incontrare le necessità dei cittadini e creino attività tese a suscitare nuovi interessi e mobilitare nuove energie. Non nascondiamoci che nei momenti del bisogno siamo all'occorrenza protezione civile, promotori di spesa sospesa,
messa a disposizione di chi ne ha bisogno di frutta e verdura, in collaborazione ovviamente con gli esercenti della zona. Siamo anche incrocio per lo scambio di libri, che in questo periodo c'è stato abbastanza richiesto dai cittadini. Il circolo aperto significa anche monitorare ciò che avviene nei nostri giardini pubblici, dove non sono da escludere fenomeni di spaccio, peraltro già segnalati ai carabinieri di zona. I nostri occhi e orecchi ci segnalano in questo periodo una recrudescenza del fenomeno. Come circolo abbiamo subito l'alluvione del 2014, il disastro ambientale della Iplon nel 2015, il crollo Morandi del 2018, con tutte le conseguenze del traffico che transitava in via Borzoli, l'alluvione del 2019, 23 novembre, e in ultimo il coronavirus del 2020. Abbiamo subito tutto ciò senza aiuto da parte di enti pubblici. Ora abbiamo finito anche le ultime nostre risorse, per cui aspettiamo che ci vengano dati degli aiuti, se no anche noi valuteremo la chiusura con sommo dispiacere, però la situazione oggi è questa. L'assessore Picciocchi, che so che è una persona disponibilissima, si è occupata molto di Fegino anche in tempi recenti, per cui sa che non stiamo raccontando delle favolette, ma purtroppo la triste realtà che è toccata a Fegino in questi anni. Grazie. Grazie Mauro. Ovviamente la situazione che ci rappresenta Mauro è quella anche di tutte le altre realtà associative di quella zona, e quindi che credo che l'assessore conosca molto bene. Allora, proviamo, stavo sentendo Gianni Martini, ma direi che non sta riuscendo a ricollegarsi, quindi proseguiamo, intanto poi lo recuperiamo di sicuro. Un'altra realtà, potrei definirla già storica, anche qua oltre 10 anni di vita, quindi il circolo Count Basie, un circolo del jazz, un club del jazz, ma fa anche altri, ovviamente tanti altri generi musicali, masterclass con professionisti, se non lo conoscete, ma è appunto nella Dicotana, che è una traversa della scalinata di Santa Brigida, quindi nella zona di Via Balbi. Il segretario Fabio Taddei, prego. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio l'Arci per averci invitato a questo importante incontro e ringrazio gli assessori Picciocchi e Boero per la loro disponibilità. Come è stato detto, appunto, il Count Basie è un circolo Arci, ma si occupa di musica dal vivo, ovviamente il tutto con una grande vocazione sul piano sociale, quindi è un'associazione fatta tutta di volontari che in questi 12 anni di vita, perché eravamo giunti alla 12ª stagione di programmazione di musica dal vivo, jazz, blues, musica d'autore, folk americano, folk italiano e tantissimi altri generi musicali, organizza appunto da 12 anni oltre 100 eventi all'anno, quindi una stagione che inizia solitamente ad ottobre e arriva fino a giugno, e poi, come ha detto Davide Traverso, non solo avvengono questi concerti, diciamo, ma ci sono anche tanto dei momenti in cui anche lo stesso pubblico partecipa e si fa le ossa su un palco per suonare. Ho sentito che prima di me avrebbe dovuto parlare l'amico Gianni Martini, che è un importante didatta musicale dell'altro circolo importantissimo che si occupa di musica, che è Music Line. Noi con più un orientamento al jazz abbiamo preso un po' il testimone di quello che era il panorama negli anni 80-90 a Genova, con importantissimi festival internazionali che si sono poi via via spenti. Ne è rimasto solo uno importante, che è Jazz Mataz, ma a Genova si sono tenuti importanti festival, e quindi la realtà del club del luogo, diciamo, chiuso è molto importante, anche e soprattutto dal punto di vista turistico, perché da noi
oltre diciamo agli studenti universitari che hanno un po' svecchiato quella che è la tradizionale frequentazione dei jazz club nell'immaginario collettivo, e diciamo anche poi la gente di tutte le età, e in particolare molto importante la presenza dei turisti e dei turisti stranieri che spesso vengono da noi rigorosamente con la tessera del nostro circolo per assistere a esibizioni di importanti artisti internazionali. E poi ci sono i momenti dei seminari. Ovviamente, come in questo momento, abbiamo comunque dovuto interrompere la stagione per questa emergenza drammatica del Covid, e ci chiediamo quale sia la possibilità, sia con l'adozione di protocolli, come diceva prima Olindo, del Circolo Merlino, sia in particolare con la possibilità di avere degli aiuti da parte dell'amministrazione pubblica. Ovviamente la preoccupazione principale dal nostro punto di vista è quella economica, per l'impossibilità di corrispondere gli affitti per i locali che occupiamo, ma soprattutto anche la possibilità di organizzare, nel caso in cui non ci fosse la possibilità di riprendere l'attività all'interno del circolo, in spazi aperti. E in questi anni abbiamo collaborato diverse volte anche col Comune di Genova, sia per quanto riguarda l'organizzazione di eventi all'aperto, sia anche per quanto riguarda il nostro ruolo all'interno di commissioni di valutazione di giurie di festival internazionali. Ricordo da ultimo l'EMI, che era un bando europeo per la musica e la composizione. Ci siamo stati chiamati a far parte di questa giuria, quindi c'è un rapporto consolidato con l'amministrazione. Chiederemo appunto all'amministrazione comunale quali possono essere, oltre alla defiscalizzazione che è già stato detto, la Tari, grosse pesi che gravano sui circoli e che noi stessi subiamo, anche la possibilità di utilizzare gratuitamente degli spazi per dove poter riprendere l'attività, che in questo momento rischia appunto di spegnersi se questa emergenza non si risolverà a breve. E quindi in questo senso la mia richiesta è, direi che si è capito, che chiediamo all'amministrazione di quale può essere appunto la via d'uscita graduale per poter riprendere l'attività. Grazie a tutti. Grazie Fabio. Sì, perché il tema, diciamo che per chi si occupa principalmente di musica dal vivo, la situazione forse è appunto un po' più complicata, perché il rischio è quello che siano proprio gli ultimi circoli a poter riaprire. Quindi il tema c'è da un lato, certo, l'aiuto immediato, e quindi ribadiamo la richiesta forte a tutti, quindi per quanto di loro competenza, della sospensione dei canoni e dei pagamenti, ma c'è anche, appunto, si apre anche il tema un po' più di visione, un po' più sul dopo, dell'utilizzo degli spazi pubblici ove i nostri circoli non potessero garantire la prosecuzione dell'attività. E su questo passo la parola, rimanendo sempre in ambito musicale, a Gianni Martini, presidente di Music Line. L'ho già presentato prima, ciao. Prego Gianni. Ciao. Sì, per dire due parole sull'attività del nostro circolo. Music Line è una scuola di musica che almeno come team di insegnamento è sul territorio da 43 anni. Quest'anno è la 43esima stagione che lavoriamo sulla didattica, sulla pedagogia musicale, sull'educazione musicale e sulla socialità che si esprime attraverso la musica. Nel nostro caso è stato importante mettere a fuoco un progetto didattico che non si misurasse solamente sull'insegnamento degli strumenti, delle tecniche, ma che fosse anche un progetto culturale, quindi una lettura del fenomeno musicale che parte da riferimenti antropologici, culturali e di tutti i tipi, perché appunto riteniamo che di poter parlare di cultura musicale a 360 gradi e con delle competenze messe sul campo e acquisite piano piano in tanti anni di studio e di lavoro. Quindi riteniamo in questi anni aver svolto una presenza culturale sul territorio e sociale molto importante. I nostri concerti di fine anno e le attività che facciamo durante tutto l'anno sono molto seguite. Vorrei ricordare e fare presente gli assessori, che ringrazio per la loro presenza, che
per esempio, il Music Line ha ben attivato in questi anni 5 formazioni corali numerose, no? Tutte grosso modo sui 40 elementi, qualche d'una può darsi che ne abbia un po' di meno, ma già questo è un elemento di grande socialità, perché 5 formazioni corali non sono poche. Poi durante tutto l'anno noi snoccioliamo tante attività musicali dedicate ai bambini, dedicate alle persone che sono esordienti, quindi non si esprime una grande qualità, ma si dà la possibilità di farsi le ossa, per dirla in slang, proprio facendo musica davvero e non solo studiandola in modo più o meno astratto. E poi tutte queste attività culminano poi nel nostro concerto di fine anno. Ma quando mi riferivo a presenza sul territorio, indico proprio una presenza, perché Music Line come scuola di musica è aperta 11 mesi e mezzo l'anno, no? Intendo dire che noi apriamo i primi di settembre e chiudiamo a metà agosto, quindi praticamente abbiamo effettivamente una presenza sul territorio. Adesso chiaramente ci siamo organizzati con le lezioni online, ma mi aggancio alle problematiche che hanno espresso anche gli altri. È chiaro che se le amministrazioni o comunque le istituzioni in generale potessero darci una mano in tutte l'assorbimento delle utenze, delle incombenze di costi che abbiamo, potrebbe essere per noi un po' più facile riprendere. Chiaramente non facendo noi musica dal vivo come locale, no? Cioè noi non siamo un club, siamo un circolo che fa scuola di musica, non abbiamo nemmeno somministrazioni di bevande o di altra o di cibi, no? Quindi è chiaro che noi abbiamo una sede piuttosto grossa dove si svolgono solamente lezioni e programmi di studio. Quindi per noi mi auguro che possa essere un pelino più facile riprendere, perché non abbiamo grandi assembramenti, le lezioni sono quasi tutte individuali, quindi abbiamo un rapporto uno a uno. Questo speriamo che almeno per noi possa costituire un elemento positivo. Al tempo stesso però i costi ci sono, i problemi degli spazi ci sono, quindi il problema delle attività che comunque rivolgiamo ai nostri allievi c'è, per cui è chiaro che il poter fare delle cose all'aperto, poter fare delle attività che in qualche modo possono muoversi senza gravare sui costi, per noi sarebbe effettivamente molto 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 importante, no? Il primo problema per noi è quello degli spazi, no? Perché è chiaro che siamo in una struttura dove paghiamo un affitto esorbitante, che ci ha sempre creato dei problemi già prima del coronavirus. Adesso con la ripresa non sappiamo nemmeno se riusciremo a riprendere, se i costi continuano a essere così gravosi. Quindi appunto in questo mi accodo a quello che hanno detto tutti gli altri, possibilità di avere un segnale, diciamo, che possa in qualche modo aiutarci, soprattutto sotto il profilo economico innanzitutto, e in parte anche quello degli spazi, ecco. Sì, ecco, ribadisco la centralità sul dopo, nel senso che il nostro mondo era già in difficoltà prima che scoppiasse questa emergenza, in difficoltà nel sostenere spesso canoni di affitto esagerati, perché credo nel vostro caso, Gianni, il vostro canone è oltre i 2000 euro, no? Mensile. No, è quasi 3000 euro al mese, poco meno di 3000. Ecco, appunto, quindi un'interlocuzione sicuramente urgente è quella sui locali ad uso associativo, che appunto riguarda sicuramente il dopo, non l'emergenza immediata, ma per noi è assolutamente fondamentale. E andiamo avanti e passiamo dalla musica diciamo ai bambini. Negli ultimi anni sono nati tanti circoli che si occupano direttamente, esclusivamente, quasi esclusivamente di attività educative, in risposta anche a un bisogno molto forte che arriva dai territori e dalle famiglie. Ci colleghiamo con Francesca liberamente, che è sul confine, diciamo, l'ultimo avamposto prima tra il comune di Genova e il comune di Sant'Olcese. Prego, Francesca.
Buon pomeriggio a tutti e grazie di averci invitati a questo incontro. Liberalamente è nata come associazione di promozione sociale 5 anni fa e come tante altre associazioni e circoli ARCI rivolgiamo principalmente i nostri appunto progetti ai bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria. E il nostro progetto più importante si svolge d'estate, che è l'attività Vacanze Bimbi, dove ospitiamo fino ad un massimo di 25 bambini. E come Liberalamente, così anche gli altri circoli e le altre associazioni, durante l'estate offrono questo servizio molto utile appunto alle famiglie. E insieme alle famiglie e alla scuola abbiamo un ruolo importantissimo per la crescita dei ragazzi e vi posso dire che in questi 5 anni, appunto siamo nati nel 2015, siamo diventati proprio un punto di riferimento anche per il territorio. Le famiglie ci hanno dato fiducia e anche in questo periodo si stanno proprio anche aspettando delle risposte da noi, proprio perché siamo tutti un po' in questo stato un po' confusionale, non sappiamo cosa poter fare. E anche in questi giorni appunto abbiamo parlato moltissimo anche con i genitori dei nostri bimbi per capire come muoverci. Purtroppo, con il perdurare di questa situazione, abbiamo notato che nei 2 mesi di isolamento si è fatto poco per dare delle risposte ai bisogni dei bambini e per garantire proprio i loro diritti. Dalle istituzioni sono anche arrivate delle indicazioni molto contraddittorie, perché da una parte c'è chi sta dicendo che assolutamente durante l'estate sarà impensabile poter fare attività con i bambini, dall'altra c'è chi dice che invece il terzo settore sarà fondamentale, quindi noi associazioni e circoli, per poter dare un supporto appunto alle famiglie che in questo momento sono in grosse difficoltà. Quindi mi viene da dirvi appunto cosa chiediamo con urgenza. Per prima cosa avremo bisogno di linee guida istituzionali per capire come e dove poter svolgere le attività in sicurezza, sia per i bambini, ragazzi, che siano, l'età può essere dalle appunto elementari, medie, sia per gli operatori. Una volta poi visionate queste linee guida, dobbiamo appunto capire la fattibilità e a quel punto di quali integrazioni economiche necessitano le associazioni, i circoli e le famiglie per l'attuazione dei progetti e per lo svolgimento proprio delle attività, come per esempio adeguarsi appunto alle norme igienico-sanitarie, sanificazione degli ambienti, le responsabilità, avere ben chiaro anche appunto se si decide, se si dovesse decidere di aprire, come muoversi in assoluta sicurezza, gli operatori necessari, anche perché cambieranno sicuramente anche i numeri e i rapporti tra operatore, educatore e numero di bambini. Nel caso poi in cui purtroppo non si riuscisse a far partire nessun progetto, perché dobbiamo appunto ancora capire come evolverà la situazione, abbiamo bisogno anche di un'ulteriore risposta. Nel caso in cui non si riuscisse a partire, come possiamo sopravvivere, sia noi associazione, sia negli altri circoli, e come poter aiutare i dipendenti e i collaboratori. Quindi anche in questo caso tenere conto di un sostegno economico. Ecco, credo di avere sintetizzato un po' tutte le nostre richieste, spero di averlo fatto anche a nome poi di tutti gli altri circoli e associazioni che si occupano appunto di questo, delle attività per bimbi e ragazzi. Benissimo, grazie Francesca. Grazie a voi. Allora andiamo rapidamente l'ultimo intervento dei circoli, così poi possiamo passare la parola agli assessori e anche leggere magari qualche domanda. Quindi a tutti quelli, siete tantissimi collegati, questo ci fa davvero molto piacere, e se avete delle domande appunto le potete fare e noi ne daremo, le facciamo, oltre a farle vedere proviamo anche a riportarle agli assessori. Midi Rapallo, Circolo Barabini di Trasta, un'altra realtà direi anche quella ormai molto consolidata della Valpolcevera, oltre 10 anni di radicamento a Trasta, e quindi attività
varie, nel senso perché siete un circolo che racchiude sia, diciamo, le attività ricreative tradizionali, sia un grosso investimento su attività più sociali, quindi penso al tempo libero per i ragazzi disabili, piuttosto che alle attività che ospitate di SCART, quindi sul reinserimento sociale delle detenute di Ponte Decimo, la casa di quartiere e tanto altro. Prego Midi. Allora, anche io buongiorno a tutti e grazie per la partecipazione a questo incontro e la disponibilità alle persone che ci sono ad esserci. Sì, io faccio parte del circolo Barabini di Trasta in Val Polcevera. La Val Polcevera è un contesto territoriale di periferia urbana ultimamente soggetto ad eventi strutturali ed ambientali molto significativi, ovviamente il crollo e la ricostruzione del Ponte Morandi, i cantieri del Terzo Valico, eccetera, e nonché comunque da sempre oggetto di modifiche alla sua morfologia, sia per insediamenti di aziende che per insediamenti di complessi residenziali, con, come sappiamo, pesantissime ricadute sulla viabilità e sui livelli di inquinamento. Ecco, il circolo in questi anni, come diceva Davide, più di 10 ormai, ha sviluppato azioni e servizi costruendo spazi di inclusione culturale e sociale e attraverso proprio un po' nuove forme comunitarie. E ne sono esempio, appunto, oltre ovviamente alla programmazione di attività culturali e sociali sistematiche e ricreative sistematiche come concerti, musica dal vivo, spettacoli, presentazione di libri, eccetera. Sicuramente, come diceva Davide, l'ospitalità delle attività del Divertime, che è un progetto per il tempo libero rivolto a giovani disabili, e anche questo ormai data più di 10 anni. Poi una casa di quartiere, che è proprio un piccolo esempio di welfare leggero, l'ospitalità al laboratorio delle creazioni al fresco, che è un laboratorio di ideazione e confezionamento di borse e complementi d'arredo realizzato con materiale di scarto a cura delle donne in misura alternativa alla detenzione o ex detenute. L'anno scorso ha inaugurato, che però è stato solo l'anno scorso, questo Buriana Festival, che era un festival di vallata che appunto vedeva coinvolti 3 circoli, il circolo Perugina, il circolo di Isoverde, il nostro, che abitando le sponde dello stesso torrente hanno deciso di creare insieme un momento, 3 giorni di divertimento, pensiero e riflessioni su quello che erano problematiche comuni, ed è stata un'esperienza molto bella che come dire, speriamo continui appena possibile. Ecco, detto questo, siamo tutti volontari ovviamente e tutto questo che facciamo è possibile e sostenibile con la partecipazione e il contributo delle socie e dei soci, che formano davvero un pubblico che si sente incluso in una dimensione di cittadinanza. E un pubblico che viene, che frequenta il circolo, sicuramente per un senso di appartenenza, ma poi proprio per dar vita a un territorio comunità. Ecco, io credo, io le cose che ho detto rispetto al circolo Barabini valgono sicuramente per tutti i circoli del territorio cittadino o provinciale, che appunto con le proprie caratteristiche quotidianamente aprono le loro porte. Ecco, in questo momento, accanto a questa emergenza sanitaria, poi economica, si prospetta sicuramente un'emergenza sociale intesa come frattura delle relazioni e manifestazioni di atteggiamenti dovuti a questo lunghissimo periodo di paura e di distanziamento sociale che stiamo vivendo. Ecco, allora i circoli sono luoghi, sono persone, sono incontro, sono comunità solidali, sono impegno civile, sono accoglienza, sono idee, pratiche, progetti, e io credo ancora una volta saranno risposte.
grande valore dei circoli e credo che rispetto alle richieste mi allineo con le richieste fatte dagli altri, dando maggior forza, nel senso che credo sia davvero importante mettere in campo tutte le forze possibili perché questo patrimonio viva, continui assolutamente a vivere. Finito. Grazie Midi. Hai detto tutto, nel senso c'è poco da aggiungere da questo punto di vista e il nostro ruolo sarà centrale nel provare a ricucire questi legami di comunità e appunto è qua, è per quello che stiamo lavorando in questa direzione. Abbiamo lanciato degli appelli che non erano allarmistici ma molto molto veramente legati a quello, a un rischio che tocchiamo con mano tutti i giorni. Provo a fare un breve riassunto dei temi usciti e poi appunto do la parola a Pietro Picciocchi e Matteo Boero. Quindi rapidamente c'è il tema dei canoni, tasse, tari, canoni di locazione per chi è nei locali ovviamente pubblici. Poi c'è il tema sull'uso dello spazio pubblico, quindi uso dello spazio pubblico adiacente ai circoli, ove non possibile utilizzare appunto tutti gli spazi interni per problemi di capienza, sia per le attività che per la somministrazione. Il tema dell'uso dello spazio pubblico, anche magari immaginandosi soluzioni mai provate prima, anche per gli eventi. Quindi siamo di fronte a un'estate molto particolare, sappiamo quanto sia stato, quanto negli ultimi anni sia sempre più complicato per un'associazione organizzare eventi pubblici all'aperto. Ecco, da questo punto di vista la straordinarietà della situazione è, come dire, avrebbe bisogno di un intervento rispetto a un po' più di flessibilità anche da parte delle istituzioni o di sostegno sia sul tema dell'organizzazione che anche delle responsabilità che un'associazione si prende quando va a organizzare una festa, una sagra, un concerto in un'area pubblica all'aperto. E poi l'avvertenza che ovviamente sarà da aprire dopo su nuovi spazi per le associazioni, perché appunto non è detto che chi si trova oggi in locali in affitto da privati riesca comunque a mantenere quei costi che sono molto impegnativi, perché parliamo anche, abbiamo sentito, di migliaia di euro al mese. Direi che vi passo la parola, poi ovviamente andiamo avanti anche con le domande da chi ci sta seguendo. Pietro Picciocchi, assessore comune di Genova, a lei. Grazie, buonasera a tutti, mi sentite? Sì, benissimo. Bene, intanto grazie di questa opportunità, grazie a Stefano che mi ha invitato, per me è un tempo prezioso perché è un tempo dedicato all'ascolto e parto dal presupposto che per risolvere i problemi, fornire le soluzioni efficaci, prima di tutto bisogna sapere ascoltare e quindi credo molto che il compito della politica sia anzitutto iniziare dall'ascolto. Poi si decide, non sempre le decisioni sono condivise da tutti, però è chiaro che per decidere dobbiamo avere tutti gli elementi. Quindi io oggi sono venuto a contatto con un mondo per me in parte anche sconosciuto, una realtà estremamente importante di cui sono contento perché esprime una ricchezza nella nostra città che io ho potuto vedere all'opera anche recentemente con l'operazione che abbiamo fatto anche grazie a Stefano che ha riguardato la distribuzione dei buoni alimentari, questa grande chiamata alla solidarietà che ha coinvolto tante persone, tante realtà anche oltre la vostra. Oggi appunto ho potuto prendere contezza della ricchezza del vostro mondo, della vastità dei campi in cui si opera, che è la vastità dei campi delle relazioni. Allora,
prima di rispondere alle questioni pratiche che sono state poste, poi non voglio rubare troppo spazio perché dobbiamo ascoltare il collega e poi soprattutto immagino che potranno esserci ulteriori contributi, voglio fare una premessa. Allora, io penso due cose. Intanto, culturalmente, come persona cattolica, sono stato educato al principio della sussidiarietà, che voi sapete è proprio un valore che nasce dalla tradizione sociale, dalla dottrina sociale della Chiesa che ho approfondito, e quindi sono fermamente convinto che oggi voi realizzate la sussidiarietà, quindi aiutate, fate rete con la pubblica amministrazione per cercare di servire la cittadinanza. Io ne sono fermamente convinto e credo che nel futuro, sempre di più, a maggior ragione in questo momento, abbiamo bisogno di ritrovare, riscoprire, rianalizzare, declinare in pratica, sviscerare questo principio, che peraltro è recepito, come sapete benissimo, nell'articolo 118 della Costituzione. Ognuno secondo le sue competenze, secondo le sue capacità, nei suoi ambiti fare rete, non può essere l'amministrazione ad arrivare dappertutto. La seconda considerazione è questa. Già prima di questa crisi pandemica, con tutto quello che ha comportato, io sono sempre stato molto convinto del fatto che un fattore rilevante di crisi della nostra società dipende, prima ancora che dalle problematiche economiche, dal deterioramento delle relazioni familiari, sociali, anche perché viviamo in un clima culturale fortemente intriso di individualismo che esaspera, no? questi valori dell'esaltazione egotica, dell'io, delle sue voglie, dei suoi capricci. Siamo tutti imbevuti di questa cultura, anche come padre dico, dobbiamo difendere i nostri figli da questa cultura. Ed è il problema dei paesi occidentali, potremmo approfondirlo lungamente. Allora io penso che dobbiamo rigenerare la società ripartendo dalla rigenerazione delle relazioni, che vuol dire costruire delle comunità, vivere una vicinanza tra di noi, una prossimità, aiutarsi. E io credo che questo non sia un tema etereo, ma un tema molto pratico. Ed è quello che voi fate. E io penso al dramma. E ho ascoltato con molto interesse, ora non ricordo i nomi, vi chiedo scusa, però quando si parlava dei bambini, una cosa che mi ha fatto molto male, io sono padre di 6 figli, quindi ho, diciamo, la sensibilità rispetto ai temi dei bambini, ma per forza, cioè non si sta parlando di bambini, non si sta parlando di giovani, cioè è un tema che in questo momento la politica non sta considerando. E secondo me questo culturalmente è drammatico, cioè il fatto che noi non ci poniamo questo problema, ma come stanno i bambini oggi chiusi negli appartamenti? Ed è un tema, secondo me, enorme, perché è anche un tema di benessere psicologico. Quindi noi su queste cose qua, se vogliamo ripartire, ma ripartire a tutto tondo, e quindi non è soltanto un problema di intervento dello Stato, di liquidità, di economia, certo, c'è anche quello, ma prima ancora ci deve essere un benessere delle persone, ci deve essere uno stare bene nelle comunità. E allora io questo isolamento lo temo, mi spaventa molto, perché su di me, per il lavoro che faccio, chiaramente incide di meno, però pur incidendo di meno, anche per me è una sofferenza. Quando le persone mi dicono che è bello lavorare in smart working, per me non è bello lavorare in smart working, perché io ho bisogno di toccare con mano, di vedere, di capire, di relazionarmi. Quindi veramente è importante il lavoro che state facendo e secondo me siete degli attori fondamentali, imprescindibili della ripartenza. Ora vediamo quello che concretamente può fare l'amministrazione. Io vi dico le riflessioni che abbiamo fatto come Comune di Genova in un momento che è di grandissima difficoltà anche per noi, perché è inutile che vi nasconda il fatto che l'emergenza Covid ha travolto anche il tema delle finanze comunali. Scusate, scendo nel pratico, ma assolutamente mi avete fatto domande pratiche. Quindi noi oggi, già in ordinario, lo sapete bene, siamo in una condizione di sofferenza. Come Comune di Genova io stimo di dover coprire qualcosa come circa 100 milioni di euro di minori entrate, quindi capite di che cosa stiamo parlando. Il mondo dei comuni
unanimemente ha chiesto delle risposte chiare al governo, perché oggi tutti i nostri bilanci sono tecnicamente in disavanzo e queste risposte tardano ad arrivare. Non di meno, nel frattempo ci siamo organizzati e stiamo cercando di rimboccarci le maniche e di lavorare comunque con le nostre forze. Allora, ho sentito ad esempio parlare del tema degli spazi pubblici, che è un tema fondamentale. Noi su questo abbiamo assunto una delibera due settimane fa molto importante, che di fatto ha esentato completamente da suolo pubblico le nuove occupazioni di spazi, proprio perché ci rendiamo conto che oggi chi fa attività in locali necessariamente delimitati, talvolta anche ristretti, dovendo applicare le misure anticontagio, avrà necessità per continuare a svolgere l'attività di ulteriori spazi, quindi dove pensare di ottenerli? Sul suolo pubblico, quindi estensione gratuita del suolo pubblico. È evidente che questo comporta una rivoluzione copernicana anche nel modo in cui l'amministrazione concepisce l'uso del suolo pubblico, che è sempre il frutto, una sintesi di svariate esigenze, ma è chiaro che noi qui oggi dovremmo sbilanciare le nostre valutazioni a favore dell'esigenza della socialità rispetto ad altre esigenze come possono essere il traffico veicolare, pur importanti, sono secondarie. Quindi noi da questo punto di vista ci stiamo attrezzando, stiamo disegnando delle aree proprio per dare la più ampia possibilità di sfogo all'esterno, beneficiando anche della bella stagione. Per quanto riguarda il tema dei canoni di locazione, anche questo è un tema su cui sto lavorando, c'è già un indirizzo politico che noi abbiamo espresso, perché è chiaro che l'obiettivo sarebbe quello di azzerare per quest'anno i canoni di locazione. Non ho potuto farlo fino adesso perché questo deve inserirsi in una manovra strutturale che riguarda anche l'approccio alla fiscalità locale, quindi delle operazioni agevolative che stiamo costruendo sui tributi locali, che riguarderanno anche le vostre realtà, evidentemente, per le quali occorrono delle coperture. E vi do anche dei termini temporali concreti. Noi abbiamo una scadenza fondamentale, che è il mese di luglio, perché nel mese di luglio la legge ci impone di verificare gli equilibri di bilancio. Noi stiamo già lavorando adesso perché fondamentalmente siamo consapevoli di dover riscrivere il bilancio che abbiamo adottato a gennaio e di doverlo riscrivere tenuto conto proprio di queste istanze. Quindi per il momento i pagamenti sono sospesi, non sono ancora stati cancellati, ma l'obiettivo nostro è quello di cancellarli. Sicuramente realtà come le vostre sono nella priorità nostra di valutazione rispetto all'individuazione dei soggetti che potranno beneficiarne. Aggiungo, perché è stata posta una domanda sul punto e poi concludo, il tema delle tasse locali, in particolar modo il tema della Tari. Allora, anche su Tari noi stiamo lavorando, è un'impresa titanica, credetemi, perché la Tari per il comune di Genova ammonta circa 140 milioni di euro. E noi in regime ordinario avremmo già bollettato a quest'ora, e io ho molti cittadini che non sembra vero, ma chiamano per chiedermi perché non stiamo bollettando. Io ho sospeso tutti i termini, sapete che di fatto ad oggi abbiamo rinviato al 30 di settembre la possibilità di pagare la Tari, ma vi dico già che andremo a novembre, forse all'anno prossimo, perché sto costruendo un ponte finanziario per consentire chiaramente all'azienda di fruire della liquidità necessaria. L'obiettivo è praticare poi delle riduzioni, sicuramente per i mesi in cui non c'è stata attività, auspicabilmente anche per il futuro, sicuramente 2020, tenuto conto poi delle limitazioni che ci saranno e quindi anche della minore produzione di rifiuti. Concludo, perché ho già abusato del tempo che mi avete concesso. Non pensate che ci sia insensibilità da parte dell'amministrazione e da parte della mia persona. Credo di avervi dimostrato il contrario. Qualcosa di concreto abbiamo già fatto, qualcos'altro faremo rapidamente. Un tema non si è parlato fondamentale, quello delle sanificazioni, perché anche qui io vorrei che ci fosse un contributo importante del Comune di Genova sulle sanificazioni, offrendo noi le sanificazioni, tenuto conto che chiaramente possiamo contare su maggiori economie di scala, e quindi questo è un argomento su cui stiamo lavorando e spero che rapidamente potranno esserci delle risposte. Credo, e concludo veramente, che potrebbe essere utile definire un protocollo tra il vostro mondo, il mondo del volontariato, il mondo dei circoli e l'amministrazione comunale, dove potremmo inserire
questi punti, cercando poi di attuarli il più velocemente possibile, capendo anche noi, poi magari in un tavolo dedicato che non può essere quello di oggi pomeriggio per i limiti di tempo che abbiamo, ma capendo anche quali possono essere le vostre richieste, le vostre iniziative e quindi anche le nostre azioni. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie Pietro, grazie perché diciamo io ti prendo, come sai, abbiamo imparato un po' a conoscerci in questo periodo, ti prendo molto sul serio e come dire, siamo pronti a sederci a un tavolo e a scrivere questa cosa, naturalmente non solo per l'ARCI, ma per tutto il mondo del terzo settore, dell'associazionismo, del volontariato. Credo che alcune risposte, cioè tutte le risposte che hai dato, ma alcune in particolare siano molto importanti e ti ringraziamo per la sospensione e contiamo che si trasformi in esenzione, non mi viene la parola giusta, ma in esenzione sui canoni di locazione e accogliamo tutti, credo, in maniera molto, molto positiva, molto, diciamo, con grande gratitudine anche questa cosa delle sanificazioni che è un grande tema per noi. Un grande tema su cui stavamo lavorando e prudenzialmente continueremo a lavorarci, ma se ci date il via noi siamo pronti anche su quello. Davide. Sì, passiamo subito la parola a Matteo. Sant'Olcese non è stato scelto a caso come comune perché è uno di quelli dove abbiamo uno degli insediamenti associativi più capillare, perché siamo presenti in quasi tutte le frazioni. Ma è caduta. Bello della diretta ed è caduta la linea dopo che ha resistito per tutto il tempo. In questo momento è caduta la linea e quindi... Sì, io tanto ne approfitto, non come risposta... Allunga il brodo. Non come risposta all'intervento dell'assessore, ma giusto per aggiungere qualche altro tema. Ecco, noi... appunto dall'amministrazione ci aspettiamo anche interventi di visione, ci aspettiamo interventi coraggiosi, quindi che si vadano anche a immaginare cose, come dicevo prima, che non, cose inedite, quindi cose che non si sono mai fatte. E ci siamo, nel senso, noi abbiamo locali, molto spesso abbiamo locali molto grandi, con grandi aree all'aperto. Ecco, ci piacerebbe ragionare su progettualità che potessero inserire questi locali anche appunto in attività di pubblica utilità, quindi non solo per i nostri soci, ma che possano diventare, essere messi a disposizione per ospitare anche altre attività che magari non trovano altre soluzioni per il problema del distanziamento e quindi dell'affollamento. È ricomparso Matteo, ti passo subito la parola. Eccoci. Intanto buona serata a tutti e grazie per l'invito. Scusate, ma... Io lo chiudo in una stanza. E beato te, guarda, io sono da solo qua purtroppo, quindi cercherò di farvi una sintesi. Datemi solo 30 secondi, che lo sistemo e arrivo. Va bene. Quindi dicevamo, sì. cogliamo la palla della proposta di un protocollo, perché appunto all'interno del protocollo si può ragionare davvero su progettualità di più, non solo sull'immediato, magari anche sul medio e lungo periodo, soprattutto anche per le attività educative, che giustamente, quindi le attività con i bimbi, che come giustamente ci faceva notare l'assessore, sono quelle di cui si sta parlando un po' poco, quantomeno negli interventi governativi. Stefano. Sì, fra l'altro volevo semplicemente gettare il cuore oltre l'ostacolo e dire che, come dire, se sono vere le cose che si dicono, se è vero che ci sarà questa difficoltà per l'anno prossimo sulla scuola per una questione di spazi, noi sappiamo che le scuole italiane sono quello che sono e che non sono a fisarmonica, diciamo, però
i nostri spazi sono assolutamente a disposizione, non solo i nostri spazi, oggi ci sono tanti lavoratori in cassa integrazione, forse si potrebbe ovviare al problema anche utilizzando queste risorse, utilizzando questi spazi che per noi, diciamo, che siamo disponibili a mettere a disposizione della città da subito per ospitare i bambini e i ragazzi se non potranno andare tutti assieme contemporaneamente a scuola, anche perché limitarsi a dire che non possono andare a scuola, che faranno una settimana a casa e una settimana a scuola, è una pazzia, mi permetto di dire, perché non è solo il problema dei bambini e dei ragazzi che hanno un grandissimo bisogno di socialità, molto più di noi adulti, e questa cosa ne dobbiamo tenere presente, perché la socialità è anche formazione, formazione del carattere, formazione dell'intelligenza emotiva dei bambini e dei ragazzi, ma anche perché è una tragedia per le famiglie, perché vuol dire, se uno come l'assessore Picciocchi ha 6 figli, è impensabile che vadano tutti a scuola nella stessa settimana, e quindi vuol dire che ce n'è sempre qualcuno a casa, e quindi vuol dire impedire a delle persone di lavorare, e questo è un problema per quelle persone, ma per la società intera, insomma. Quindi niente, insomma, credo che vada presa molto sul serio, credo che possiamo ragionare di soluzioni nuove, non vorrei dire una banalità, ma la dico lo stesso, credo che possiamo anche provare a fare di un problema un'opportunità per studiare soluzioni diverse, risolvere problemi sociali, far lavorare più persone e evitare di cadere completamente fino al collo dentro la crisi che comunque c'è. Matteo, sei... Eccoci, siamo rientrati dall'emergenza. Eccoci, no, intanto vabbè, volevo ringraziarvi nuovamente, e se mi permettete volevo fare una piccola premessa, volevo salutare Gabriele, Taddeo, che siamo in casa sua, e è stato assessore a Sant'Olcese per tanti anni ed è un amico, quindi ci tenevo a salutarlo insieme a voi. Venendo nello specifico, allora noi chiaramente siamo un'amministrazione di dimensioni nettamente inferiori rispetto a Genova, quindi le problematiche che abbiamo sono proporzionate. Per certi aspetti però è ancora a volte più difficile. Noi abbiamo sul nostro territorio diversi circoli, quello che noi facciamo per cercare di sostenerli e per cercare di supportarli è tendenzialmente dare, appunto, come fanno tanti comuni, dare degli spazi e cercare di dare questi spazi sì con un canone d'affitto, ma con un canone d'affitto che può essere compensato, diciamo, con una gestione degli spazi e una manutenzione degli spazi. Noi chiaramente, come diceva l'assessore Picciocchi, stiamo cercando di mettere in campo quelle che sono delle soluzioni, anche a livello, mi viene in mente, dicevate prima, la Tari, per fare in modo che anche la tassazione non vada ad appesantire una situazione che è oggettivamente molto complicata per tutti. Io lavoro nel terzo settore, quindi mi rendo perfettamente conto di quello che è, di quella che è l'attualità, di tutte le difficoltà che sono connesse a questa situazione qua. Diciamo che, essendo un territorio più piccolo, abbiamo, nonostante appunto le dimensioni, abbiamo tante realtà associative, tante realtà che ci danno un supporto quotidiano e fondamentale. È un momento veramente, veramente complicato per loro, è un momento complicato per le amministrazioni, perché concordo con l'assessore che noi abbiamo grossa difficoltà in questo momento a rispondere a tutte quelle che sono le esigenze che vengono non solo dalle associazioni, ma dai cittadini, da tutte le componenti del tessuto sociale. Le azioni concrete che noi possiamo fare sono quelle di supportare i circoli e le associazioni che abbiamo sul territorio nella ripresa. Come lo faremo? Lo faremo come abbiamo sempre fatto, dando la nostra disponibilità in prima persona, dando per quanto possiamo un supporto economico,
perché tutti gli anni le nostre associazioni richiedono un supporto e noi tendenzialmente cerchiamo sempre di accontentare per quanto ci è possibile tutte le richieste che ci vengono fornite. Quindi non è però in questa fase semplice prevedere quello che potrà essere, anche perché noi per primi abbiamo poche indicazioni, a volte poco chiare, da quello che è il centro. Purtroppo abbiamo delle difficoltà oggettive in questo momento a gestire molte situazioni. La speranza è chiaramente quella di riuscire a far ripartire tutto nel più breve tempo possibile. Noi stiamo cercando di supportare sia la popolazione sia le associazioni con ad esempio i DPI, per quello che c'è possibile anche lì, cerchiamo e accogliamo tutte quelle che sono le proposte da parte delle associazioni e della cittadinanza per riuscire a ripartire in tempi rapidi. Grazie Matteo. Stavo leggendo un po' di commenti, così diamo anche un po' spazio alle domande che sono arrivate da chi ci sta seguendo. Tantissimi circoli, veramente una grande partecipazione. Allora, ci sono un paio di domande molto particolari per l'assessore Picciocchi. Una è appunto dal consorzio Pianacci, che riguarda il appunto quale misure loro, appunto, sono il circolo Pianacci all'interno di un parco, quindi ha la gestione dell'area anche del parco, e quindi chiede come si debbano comportare rispetto a responsabilità nel far rispettare le misure del distanziamento piuttosto che l'interdizione dei giochi, ma anche mi pare anche sulle sanificazioni, quindi sulla pulizia dell'area. E la seconda domanda è invece dal circolo Uguaglianza, appunto per l'area ex Dufour e per il parco di Rio San Pietro, che appunto conosco molto bene, perché abbiamo un patto di collaborazione con il municipio Medio Ponente, di cui Arci è appunto capofila, che però continua ad avere gravissimi problemi di manutenzione e per problemi anche di dissesto idrogeologico, e sappiamo quanto i parchi saranno fondamentali per la ripartenza e per il benessere anche della cittadinanza. Se ti passo, guarda, subito la parola su queste due cose. Se... Guarda, allora, sulla questione del Pianacci, ho a mente il problema perché ho ricevuto una mail i giorni scorsi dall'associazione che saluto e che ringrazio, e non solo tra l'altro da loro, anche da altre realtà che gestiscono dei parchi, comunque dei luoghi pubblici di aggregazione, quindi diciamo che rispondo a tutte le due domande. In questo momento non posso fare altro che rispondere in maniera interlocutoria, perché ho capito il problema, ma anche noi lo stiamo ancora studiando, nel senso che sapete che, come dire, l'apertura dei parchi è fatto di questi giorni. Nei parchi gestiti da noi abbiamo interdetto i giochi così come era prescritto, e abbiamo i volontari agli ingressi dei parchi che verificano che non ci sia un eccessivo afflusso. Abbiamo inserito tutta una cartellonistica per ricordare il decalogo, quindi le norme da applicare nel caso specifico. C'è un tema delicato, io me ne rendo conto, e vedete, questo è proprio uno di quei temi che secondo me dovremmo andare a inserire nel famoso protocollo, che è il tema legato alle responsabilità, perché un conto è la gestione di un parco pubblico con l'intervento diretto dell'amministrazione, un conto sono le realtà, quali sono quelle che avete menzionato. È un tema più generale, perché è un tema che sta emergendo a tutti i livelli, quindi anche rispetto a quelle che sono attività economiche
private aperte al pubblico, che oggi mi vengono a porre quello che è il problema della responsabilità, che è una questione eminentemente di carattere giuridico, che certamente si può risolvere anche con l'intervento dell'amministrazione sulle problematiche di tipo assicurativo, ma poi qui il vero problema è legato a problematiche di tipo penale. Sapete che c'è un dibattito nazionale sul punto, perché alcuni stanno chiedendo anche lo scudo penale. Chiaramente, come dire, è un tema che non è che possiamo risolvere noi, noi dobbiamo gestire l'operativo. Allora, io nei prossimi giorni, combinazione dopo stamattina, ho sollecitato gli uffici che stanno seguendo questa situazione, che sono gli uffici del Verde da una parte, gli uffici della Protezione Civile dall'altro, per cercare di dare delle risposte concrete operative. Non sono su quei tavoli, quindi esattamente non conosco quello che è stato lo sviluppo della discussione negli ultimi giorni, però sicuramente adesso, anche alla luce della domanda che avete fatto, per cui deduco che il problema continui a permanere, da un problema rilevante, cercherò io nei prossimi giorni di contattarvi direttamente, di rispondervi, ci incontriamo e vediamo se riusciamo a definire una situazione operativa, quantomeno in questo momento di incertezza, che ci dia qualche elemento di tranquillità. Grazie. E invece tante domande su due temi centrali, quindi tempi di riapertura e protocolli sanitari da attivare, immagino soprattutto per chi ha un'attività di somministrazione. Risposta breve per entrambi, Matteo. Allora, i tempi, allora noi, io credo e spero che dal 18 possa essere la situazione un pochino più delineata. Anche noi aspettiamo delle indicazioni un pochino più precise, anche perché io mi rapporto quotidianamente con i rappresentanti dei nostri circoli, delle realtà che sono sul nostro territorio, e anche con chi molto, molto più semplicemente ha delle attività appunto di somministrazione come bar, eccetera. La difficoltà, come sottolineavate voi prima, è quella di riuscire ad adeguare gli spazi a quelle che sono le nuove richieste che vengono fatte. Noi da parte nostra cerchiamo di ascoltare tutti e di supportare tutti per quanto ci è possibile. Sui tempi di riapertura, noi ad esempio il circolo che abbiamo a Piccarello vicino al comune dovrebbe aprire settimana prossima, il circolo Arci di Piccarello dovrebbe aprire settimana prossima con tutte le situazioni e i DPI che gli permetteranno, gli consentiranno di somministrare. Non è purtroppo una situazione semplice da gestire. Assessore Picciocchi. No, confermo quello che ha detto il collega, cioè il problema che abbiamo è la mancanza di certezza in questo momento. Ma e adesso io prima poi mi sono dimenticato di rispondere, ma sul tema dei centri estivi, no? Se ne parlava prima, giustamente si diceva aspettiamo le linee. Allora, noi abbiamo fatto delle riunioni anche in regione, perché sapete bene che no, io l'ho anche dichiarato pubblicamente, e non è piaciuta a tutti la dichiarazione che ho fatto, però per me era importante dire vogliamo ripartire, vogliamo riaprire. C'è un tavolo con la Bonetti sui centri estivi, ad esempio, però anche lì, ripeto, finché noi non abbiamo linee guida è un po' difficile dare delle indicazioni, cioè siamo parte di un sistema e non abbiamo noi la competenza a decidere su questi punti. Per cui poi il nostro ruolo, come dire, è quello di fornire un contributo di idee, di sollecitare le soluzioni e soprattutto soluzioni che intervengano in tempi ragionevoli, continueremo a farlo. Però non ho risposte specifiche, perché non dipendono da noi. Grazie. Un'altra domanda ho letto adesso particolare, sempre per l'assessore Picciocchi: un circolo in locali della pubblica amministrazione che ha già effettuato la sanificazione, ovviamente chiede se poi può richiedere un contributo alla pubblica amministrazione. Allora, mi spiego. Allora, vi dico che cosa ho in mente, ok?
Allora, io non sto pensando ad un contributo economico per le sanificazioni da dare ai singoli. Io sto pensando che il comune fa la stazione appaltante di un sistema di sanificazione, ok, che chiaramente sarà un appalto frazionato in vari lotti, che interviene nei contesti che noi indicheremo. Potreste essere voi, ma sto pensando ad esempio la stessa cosa sull'impiantistica sportiva. Ok? Quindi questo è quello che dovremmo fare. Per cui la risposta è sicuramente positiva, ma è ovvio che sia positiva, però anche qui siamo in attesa di capire poi quale sarà il livello, no, di queste sanificazioni, con quale intensità dovranno essere fatti, perché capite bene che io prima di costruire un appalto poi devo ovviamente sapere cosa metterci dentro, cosa chiedo all'impresa, cosa è necessario una volta alla settimana, due volte, mattina, pomeriggio. Allora, fa parte di un pacchetto di indicazioni che per noi è assolutamente imprescindibile per partire. Dopodiché, quando avremo il quadro chiaro, faremo anche delle simulazioni economiche, ma sto lavorando su questa idea. Benissimo. Chiedo ai nostri circoli collegati se qualcuno vuole fare una replica, un altro intervento, se no vado avanti io. Silenzio. Niente, sì, comunque, bene per le risposte ovviamente, e ribadisco ancora meglio sulla disponibilità veramente a sederci ad un tavolo e poi a ragionare su quello che può essere la visione di quello che sarà la fase 2/3, diciamo, di questa emergenza, e a quello che veramente potremmo andare a fare per renderci ancora più utili per le nostre comunità. E quindi direi che su questo siamo soddisfatti appunto sia dell'impegno che delle risposte che ci avete dato. Un esempio, sì, diciamo, che riguarda magari più i piccoli comuni, quindi ai comuni dell'entroterra, è che molto spesso, quando parlo di flessibilità, intendo che noi, i nostri circoli, spesso in molte frazioni, in molti comuni, sono l'unico presidio, non solo associativo, ma anche l'unico posto dove bere un caffè senza dover fare 10-15 chilometri per ritornare, diciamo, nell'area metropolitana. Riguarda i comuni dell'entroterra, ma in alcuni casi riguarda anche il comune di Genova. Quindi anche in questo caso, magari ragionando sugli esempi specifici, è chiaro che sarà necessaria un po' più di flessibilità rispetto a quelle che sono le norme che ovviamente e normalmente saremmo tenuti a seguire, perché effettivamente ancora di più, come dire, luoghi di prossimità saranno fondamentali per la gestione delle prossime settimane. Quindi poter trovare effettivamente in un luogo di prossimità risposte senza dover salire su un mezzo e, come dire, affollare sempre i soliti luoghi che poi creano gli assembramenti e le varie difficoltà che ben conosciamo. Stefano. Sì, io allora ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ringrazio Matteo Boero e Pietro Picciocchi, perché non va di moda in questo momento esporsi, vanno di moda le conferenze stampa unidirezionali, invece essere venuti qui a esporsi un po' nella fossa dei leoni, fra virgolette. Una cosa che vediamo adesso, non siete stati così violenti. No, ma oramai c'è questa paura, invece io credo che parlando si risolvano molte situazioni. Credo che sia importante il messaggio che volevamo dare e che volevamo ricevere, era un messaggio di coesione, oltre che di sussidiarietà, cioè che la città e la provincia, insomma, i comuni, gli enti locali, insieme ai cittadini, con la mediazione in qualche modo delle strutture associative, delle strutture sociali della città, della provincia, provano a superare questa emergenza insieme. Credo che l'abbiamo fatta, è un lavoro piccolo, ma spero che
importante è che lasci il segno. Noi siamo pronti a fare le cose che ci siamo detti, e siamo pronti anche, lo dico qua un po' in anteprima, a sostenere di nuovo il lavoro del Comune di Genova e di tutti gli altri comuni che ce lo chiederanno anche su nuovi interventi, diciamo, per l'emergenza e la solidarietà alimentare, che è un argomento comunque importante. E con questo, diciamo, credo vi salutiamo e vi ringraziamo di nuovo tutti quelli che sono qua e anche tutti i tanti che ci hanno seguito su Facebook e su YouTube. Buona serata. Grazie, a tutti. Un saluto. Grazie a voi. Buona serata.